Ah, vero, se tolgono dei punti alla Juve potrebbe essere già stasera la matematica, vero, qualificazione della Lazio, è vero anche questo. Però questo aspettiamo, sì, aspettiamo, ecco perché Sciscione ha questa faccia così tranquilla oggi. Che possono già festeggiare oggi. Allora, Denis, più o meno... Non serve una laurea, sì, in matematica per fare questa cosa, per capirla. No, no, no. Denis, più o meno, però togliamoci ti ho mandato davanti... ti ho mandato qualche ferma immagine adesso me lo WhatsApp. Apro, togliamoci davanti però subito Napoli-Inter, così chiariamo. Allora, sì, allora, in realtà... sì, allora diciamo l'episodio che ha condizionato, oddio, condizionato tutta la partita, in realtà l'Inter si è molto molto difesa, quindi secondo me già l'idea di Inzaghi era quella, secondo me, di testare una partita contro una squadra che fa molto possesso palla, pressa alta in vista probabilmente della finale. Cosa è successo? Gagliardini ha rischiato, è stato espulso al minuto 41 per somma di ammonizioni, però nel primo tempo ha fatto 4 falli abbastanza chiari da ammonizione. Quello più discusso è quello al minuto, è stato ammonito al minuto, mi pare, 7-8 dopo aver fatto un altro fallo da ammonizione. Poi la polemica c'è stata dal minuto 23 al minuto 41, cioè dal momento in cui c'è stato questo fallo su Kvaratskhelia. Praticamente cosa succede? Palla persa fuori dall'area di rigore dell'Inter, il Napoli sta per ripartire, Gagliardini alza la gamba e di molto per fermare il giocatore. Qua ci stava un cartellino giallo, volendo anche per imprudenza, perché la gamba è davvero alta, e poi a volte si viene sanzionati anche per SPA, cioè fermare una potenziale azione pericolosa, insomma, anche così tanta distanza dalla porta, perché c'è tutta la difesa sbilanciata. Allora, qui Gagliardini era già ammonito, Denis, quindi sì, era in pratica ci poteva stare tutta la vita già il secondo giallo, che si becca qualche minuto dopo, forse per un fallo meno grave di questo. Sì, allora sì, allora la gravità del fallo sicuramente è minore, quella che ha portato poi al secondo cartellino giallo, però in questo caso siamo, secondo me, infatti non più cartellino giallo per imprudenza, ma per SPA, perché cosa succede? Se vai sull'altra foto si vede esattamente qua cosa succede. Qua il fermo immagine indica la zona di campo, ma rivedendo l'azione c'è un pallone in uscita dei giocatori dell'Inter che sbagliano il controllo, perdono il pallone, quindi stai uscendo dalla tua area, perdi il pallone, sei preso in contropiede sicuramente, quindi se fai un fallo in questa diciamo con questa dinamica è sempre cartellino giallo, indipendentemente dalla gravità del fallo, perché il fallo è, secondo me, meno diciamo duro di quello che abbiamo visto prima, ma qua il cartellino giallo ci sta, perché il pallone viene perso in uscita ai giocatori dell'Inter, quindi hai i difendenti che stanno uscendo palla al piede, perdi il pallone, gli attaccanti ti vanno a prendere in controtempo, quindi è sicuramente quasi sempre cartellino giallo nel caso. Allora sento tutti, se qualcuno non è d'accordo, a me sembra abbastanza chiara la lettura. Intanto faccio il sondaggio, non so se qualcuno... Sciscione, vai, partiamo da lui, che sicuramente avrà la polemica del cazzo estremamente sterile anche sul doppio giallo a Gagliardini. No, non ce l'ho. Per me era ammonizione pure il primo. Cioè, per me ha fatto 20 minuti in più. Sì, che non è esattamente un bene per lì. Gli hanno concessi. No, ma la cosa che è strana è che Inzaghi non l'ha tolto. Quindi secondo me quello ti fa capire che non gliene fregava niente di sta partita. Perché Inzaghi dici che dici che è più una partita per far rilassare i titolari. Conoscendolo l'avrebbe tolto al 23esimo, al 24esimo stava fuori, cioè dopo che aveva comunque scampato il pericolo. Non è una sconfitta positiva per l'Inter, perché comunque l'Inter adesso è, se non sbaglio, a 66 punti con il Milan. Ma mi vedi a me? Come sto io, sta l'Inter. Dici? Non lo so, perché io comunque sulla sentenza Juve aspetterei agosto, ragazzi, perché secondo me questa è una roba che ci portiamo per... Augusto, ma tu dici che quello che danno oggi è definitivo? Sì, secondo me sì. Dici? Assolutamente sì. Cioè, loro possono fare un altro ricorso, ma non faranno niente. Possono andare a Qatar, in teoria, Augusto? Ma no, non lo faranno mai. Se vanno al TAR c'è l'abolizione della clausola compromissoria, davvero poi finisce a carte 48. Non lo so. Molto difficile questa cosa qua.
No, anch'io Gagliardini l'avrei espulso al 22esimo quando ha fatto quel fallo lì, quello che poi non è stato sanzionato. Penso che però adesso, indipendentemente dalla penalizzazione della Juventus, l'Inter rischia comunque perché la prossima è Inter-Atalanta. Se Esatto. l'Atalanta dovesse, metti caso, vincere a San Siro Che non contro è una cosa l'Inter, così andrebbe... clamorosamente folle, cioè ci può No, stare. infatti, assolutamente. L'Atalanta credo che stia bene in questo momento e quindi andrebbe a meno 2 con l'ultima giornata da giocarsi con l'Inter che va a Torino a giocare contro il Torino di Juric. Quindi, boh, non credo sia molto sicura, tranquilla l'Inter. Sì, infatti, vabbè, Simone Inzaghi ha fatto la sua scelta e quindi, sì, Enrix, devo dire che ogni tanto si sente come il rumore di una caffettiera, non so cosa possa Ma quello essere. non sono io perché lo sento anch'io, quindi non posso essere io. Vedi, questo qui dice Manfred, Sì, no? sì, sì, Lo sento anch'io, quindi come cazzo faccio a essere io? Però non lo so. Malta stia avendo problemi. Ragazzi, non so che cazzo vi devo dire. Mo' provo a fissare, provo a Vabbè, fissare. proviamo, guarda, vediamo se un secondo se sei muto, vediamo se li sentite se sei muto, così capiamo. Perfetto, non si sente. Oh, abbiamo trovato la soluzione. Perfetto. Grandioso. Allora, intanto prova a trovare la soluzione, se non la trovi, sti cazzi. No, l'abbiamo trovata, questo, sta zitto. Denis, andiamo. Una piccola postilla, ricordiamo che sia nel caso del primo fallo che nel secondo, il VAR non può intervenire perché è un'espulsione per somma di Esatto, ammonizione. Quindi non può giusto. intervenire nel primo per dire guarda che era giallo, di buttarlo fuori. Non sarebbe potuto intervenire nel secondo, nemmeno se fosse stata diciamo, un'ammonizione inventata che ha provocato l'espulsione. Mettiamo che il secondo non era mai fallo, era da un'altra parte, ha toccato solo il pallone, basta. Il VAR non interviene per togliere quel secondo cartellino giallo, quindi Gagliardini sarebbe stato espulso comunque. Allora, Denis, per chiudere Napoli, Inter, c'è questa occasione, per il Napoli che in teoria segna il 2-0 momentaneo. Sì, c'è cioè il gol di Simeone del 2-0. Però c'è questa scivolata di Zielinski che poi lascio dire a te, a mio avviso prende nettamente il pallone, poi chiaramente colpisce Se si leggermente. potesse vedere il video, Manfred sarebbe ancora più clamoroso perché prende il Sì. pallone prima col destro e poi col sinistro, E cioè lui poi col sinistro, e praticamente poi col non lo tocca no, lui mai. col, col de no, no, col destro prende, arriva prima sul pallone, poi lui continua a scivolare, prima di prendere il pallone tocca il pallone, poi con il sinistro, quello a terra, non quello che va in cammino sul pallone, prende anche D'Ambrosio, mi pare. Secondo me, allora, non è sicuramente un episodio da VAR, si poteva lasciare continuare sul campo. Diciamo così, nel senso, questo non è mai un episodio da VAR perché se guardiamo, non ci vuole questa inquadratura per capire. Hanno fatto vedere ieri a Sport Mediaset c'è cioè l'inquadratura dall'altra parte, cioè dove si vede in questo caso siamo Ok. coperti, il pallone è coperto dai due giocatori, dall'altra parte si vede che c'è l'intervento sul pallone e proseguendo comunque nella scivolata con l'altra gamba poi prende D'Ambrosio, diciamo, sul proseguo della corsa ancora quando il pallone. Diciamo, non è stato un intervento Esatto, netto e raga, pulito prima esatto. sul pallone, Portate pazienza. però diciamo che è un episodio da questo è sicuramente un episodio da Chiaro. campo. Come episodio da campo, questo fuori da ogni discussione non è episodio da VAR, è il gol del 3-1, dove sì, Juan Jesus si appoggia un po' in maniera molto energica su, mi pare, Acerbi che era andato diciamo in fase d'attacco, si appoggia con entrambe le braccia sulle Poteva spalle essere del annullato il giocatore. 3-1. Non poteva essere sicuramente annullato perché dopo il pallone finisce a Di Marco che sbaglia il passaggio e da lì riparte l'azione Ok, del Napoli. Quindi sicuramente il VAR non può intervenire, anche lì ci solo un poteva dubbio, Dani, stare. su questo qua che abbiamo Sì? visto. Io non l'ho capito bene perché ero in diretta a Tele Lombardia, ma l'arbitro ha fischiato dopo il gol o ha fischiato già prima del No, ha tiro? fischiato, no, lì è stato bravo la Marinelli, nel senso che ha aspettato e appena Simeone ha messo in rete ha fischiato e ha indicato il punto del fallo. Sì, chiedo a Quindi diciamo, Nanni e a quella è stata Simo se hanno una visto buona lettura da questa parte. azione e sono d'accordo sul fatto che poi il gol è stato annullato. Allora, secondo me in occasione del gol annullato al Napoli il fallo non c'era, almeno io non l'avrei fischiato.
poi lì. Ma dai, ma dai ragazzi, ma che farlo affischiato, ma è imbarazzante. Cioè, ma io, sono d'accordo. Denis, sai che secondo me... No, no, ma io sto dicendo non che non sia fallo, è che il VAR lì non interviene. E invece per quanto è proprio sbagliata poteva addirittura andare a guardare e dire no ragazzi, non è mai fallo questo. No, ma più che altro se sto fallo avviene a centrocampo, Den non si fischia mai, cioè oggettivamente... Ma perché allora se ti guardo, per quello che dico, servirebbe proprio il video mandato ieri, si vede che il giocatore del Napoli fa la scivolata ancora prima di arrivare sul pallone, lui inizia a scivolare, scivola, poi prende il pallone e prende il giocatore, non va a scivolare diretto sul pallone, secondo me è per quello che il VAR è sicuramente tagliato fuori in questo caso. Poi sono d'accordo che è intervenuto prima in maniera più pulita sul pallone, quindi anche io avrei preferito un lasciar continuare sul campo, eh. Sono due concetti differenti. Ok. Allora, andiamo... Voi sapete che questa cosa è in danno alla Lazio, però io sto in silenzio. Sì. Un danno alla Lazio? Vabbè, perché è un danno. Perché l'Inter e la Lazio sono a pari punti dal punto di vista anche degli scontri diretti, e però l'Inter in questo momento, con questo gol in meno subito, è a più uno nella classifica sì, ma generali, la differenza dei più generali. Però finiva 3-4-1 così, non è che quei due non li subiva. Perdonami, non è che quelli dopo non li subiva. Non puoi saperlo. Cioè, L'hanno fatto, se tu sei uno più uno, quelli sono gol. Simoncilio, per favore. No, secondo me poi comunque la sera Udine ha avuto un bel risarcimento per questo torto, quindi... Ma non mi sembra. No, infatti. No, il rigore è netto, è vero. Allora, ci andiamo subito, introduciamo forse l'unico argomento, perché questo lascia dubbi, però poi la partita comunque il Napoli l'ha vinta. Mentre a Udine la partita finisce 0-1, ci sono, Ene, se le vai a trovare, le dichiarazioni di Marino imbufalito... E avviene questo, chiaramente sappiate che abbiamo solo dei fermi immagini e sì. Avviene questa cosa qui, c'è Immobile, c'è questo contatto tra Immobile, chi è? Bijol? No, Masina. Scusate, questo è visto da un lato, questo è dall'altro. Sì, perché sono due contatti diversi in realtà, Manfred, perché nell'immagine che ho visto prima, cioè, si vede più il contatto col piede, in realtà c'è sempre... anche un contatto precedente con il ginocchio, se non sbaglio. Il ginocchio, no, questo è il contatto sul piede, quello sul ginocchio è quello successivo quando Immobile è già in caduta. Il fallo fischiato è quello, il contatto sul piede destro, poi c'è un contatto col ginocchio sinistro. Questo di ginocchio sarebbe fallo di Immobile, giusto? Perché va lui... Ma come fallo di Immobile? Nel senso che è in caduta, quello sicuramente è dovuto poi alla caduta di Immobile, quello è fisica, quindi quello lo escluderei sicuramente come possibile contatto da calcio okay, di rigore. Ok, quindi andiamo a vedere quello dei piedi. C'è il contatto sul piede destro, cosa succede? Immobile sterza, frena, va verso l'interno. Secondo me Masina è un po' pollo perché Ciccione, ma dia attenzione al suo cane, Ciccione, per favore. Mutato, si smutti bene, quando bello, smette bello. Rispetto per i cani, prego. Diciamo, allora Masina sbaglia il tempo dell'intervento, nel senso che se possiamo comunque vedere da un punto di vista della dinamica, Masina è un po' negligente, quello che si indica negligenza, nel senso che lui sbaglia l'intervento sul pallone, prova a... giocare il pallone a Immobile, glielo fa sparire col piede sinistro, tocca il piede destro di Immobile. Questo è il motivo per cui due cose: uno, le dichiarazioni di Marino, secondo me, dicendo che Immobile ha simulato, sono un po' esagerate, quindi questo è sicuramente non è una simulazione da parte di Immobile, non è quindi un episodio da VAR, perché essendoci il contatto il VAR ti dice sì, lui, poi dobbiamo vedere che il contatto avviene quando Masina ha cercato di fermare il momento in cui Masina ha ancora il piede in alto, non è arrivato in anticipo e appoggiato il piede sul terreno e poi Immobile ha allargato la gamba, come diciamo. Ma sai che adesso che ho mutato Ciccione non si sente manco più la caffettiera? Non è che vedi? Vedi che era tutta colpa dello Sciscio? allora. Quindi diciamo, questo è quello che viene definito rigorino, nel senso che è un po' contro quello che sta... dicendo Rocchi, che ha anche detto comunque il numero di rigori si è abbassato, erano contenti, e questo diciamo non parlerei di rigore netto, non parlerei di rigore inventato,
parlerei di un rigore cercato, diciamo, ne vediamo tanti. Ecco tanti le dichiarazioni di, di Marino, sono... inferociti, Immobile simula rigore resistente, ma ci è venuto a trovare un altro laziale. Esatto, vedo sorpresa. Una persona imbufalita, mi sa, Manfre. Strano vederlo il pomeriggio. Molto strano vederlo il pomeriggio, io lo faccio entrare, credo ci sia una grande polemica alla quale non siamo pronti. Devastante. Sì, devastante. Buonasera, perché giustamente, cari ragazzi, sono le tre. Io ho sentito quello che stava dicendo Dennis e mi trovo completamente d'accordo, sin dal principio, da quello che poi io ho ascoltato in diretta quelle che erano state le dichiarazioni di Pierpaolo Marino e sinceramente dietro, sono... Vitale, chi è? No, è mia madre, sono a casa sua. Ok. Ce la saluti. Ve la saluto. Allora, tralasciando questi particolari domestici, per quanto riguarda quello che stavate dicendo sulle dichiarazioni di Pierpaolo Marino, io sono in toto d'accordo con voi. Secondo me è esagerato, perché poi dire che qualcuno simula in una situazione off limits, secondo me è sbagliato, perché secondo me Immobile non ha simulato. Poi chiaramente è un rigore che si può dare come non si può dare, però Marino è esagerato con le dichiarazioni. Oltretutto, io capisco che lui debba difendere l'operato dell'Udinese e quant'altro, perché comunque è il direttore sportivo di quella squadra lì, però va detto anche, adesso magari scaturirò tutta una serie di polemiche da parte di tante persone, cioè mi sembra un po' anche esagerato, perché comunque l'Udinese era una squadra senza obiettivi, e oltretutto ho trovato più equilibrato quello che ha detto Sottile, che ha detto poteva essere rigore come non poteva essere rigore, però comunque non è che ha esagerato nelle polemiche. Allora sul senza obiettivi non lo so, perché ipotizzando una penalizzazione ancora più grande della Juve, una penalizzazione, Manfred, magari un'esclusione dalle un'esclusione, coppe, l'ottavo potrebbe poi essere in conference, non si sa mai, Vitale, quindi non è detto proprio senza obiettivi. Allora, sentiamo Simoncigno. Prego, Simo. No, io concordo comunque con quanto ha detto Dennis. Secondo me questo qua è un rigore, come dico io, da zona grigia, nel senso che non è né fallo, il contatto c'è ma è veramente leggero, giochiamo comunque a pallone, che è uno sport di contatto, dare un rigore così mi sembra eccessivo, d'altra parte però non è neanche simulazione, appunto perché il contatto c'è. Per assurdo, secondo me, c'era più che questo rigore, quello un quarto d'ora prima su Immobile, quello era netto, che calcia e sulla ribattuta c'è una scivolata che comunque lo fa cadere, quello ci poteva anche stare, questo secondo me è molto molto esagerato. Io ti dico che invece quello, perché Immobile calcia e quello stesso Immobile fa un metro in avanti perché ha calciato e nello stesso tempo è arrivato il difensore, vanno entrambi l'uno contro l'altro, poi arriva anche una bella ancata Immobile, però quello, ma è quello più dovuto alla dinamica, nel senso che aia. Però vabbè, quello però non è colpa di, non era colpa di Pairetto, lì è stata colpa, vero. A meno che Pairetto non fosse, diciamo, non fosse al VAR. No, diciamo che lì si vede che Immobile calcia, Immobile calcia e poi fa comunque un buon, va molto in avanti, nel senso sullo slancio, sì, come il giocatore dell'Udinese sta arrivando dalla sua parte, cioè non è il giocatore udinese che gli taglia la corsa, ma sono entrambi che vanno l'uno verso l'altro. Quello sono quegli scontri che anche al centrocampo vediamo, dove i due vanno in scivolata insieme, quindi lì ci può stare non fischiare, okay, secondo me, calcio di rigore in quella situazione invece. No, ti dicevo, Manfred, sì, magari se lo recuperi è interessante, perché poi è arrivato un video sulla Lazio, che magari può, della Lazio proprio su Twitter, che magari è carino far vedere, in cui si percula tra virgolette Marino. Comunque sentiamo Ciccione, Giovanni. Scusate, poi faccio una chiusa un attimo su, perché mi stanno scrivendo che stanno sentendo qua, perché ho detto che Marinelli, perché ha avuto senso lasciare continuare l'azione del gol di Simeone e poi fischiare, perché altrimenti sarebbe successo come in Inter Monza, dove il fischio avrebbe escluso a priori un intervento VAR anche in caso di un netto e chiaro ed evidente errore. Penso che Marinelli ha aspettato la rete e dopo la rete ha fischiato e ha indicato, altrimenti staremmo parlando probabilmente di un errore. Vabbè. Un questo video è di una squadra Lazio, di calcio così a per culo di un dirigente è un po' una follia, però... Io vi dico, no, che l'ho vista diversa, adesso vi faccio dire da Denis, cioè per me quello che fa Immobile, che è una cosa che ho visto fare un paio di volte anche a Osimhen quest'anno, è lui che si va a buttare addosso a una gamba di un difensore fermo,
E solo in Italia si danno questi rigori, in Europa non li vedremo mai. Ma non è fermo, c'ha la gamba alzata. Fermo con la alzata, gamba alzata, alzata e anzi, secondo me la sta anche tirando indietro. Secondo me la sta anche scusami, lui sta con una gamba alzata, fermo, cioè tipo okay, equilibrista. Allora che cazzo di posizione è? Che non hai piedi fermo con la gamba alzata ed è fallo. Perché io ma mi sono perdonami, come fa a essere fermo se c'ha la gamba alzata? Scusami, perché lui, guarda. Lui prova. Vediamo, tu stai vediamo. Giocando a calcio. Vediamo. Aspetta che mi allontano. Oh, qua c'è l'attaccante. Tu sei un po' sì. Perché lui tipo fa la finta. Quindi fai sì, così, sì. Perché chiaramente. Poi una volta che ti passa. È temporeggiato. E tu rimani così. Non li fai così che l'allunghi tu verso di lui. Chiaro. È lui chiaro. Che allunga verso di te. Come fai a essere fatto? Però tu capisci che se tu c'hai una gamba ferma alzata. Certo. Teoricamente. L'hai alzata la gamba nel momento in cui l'hai alzata non era ferma, cioè secondo te Masina è rimasto un secondo su una gamba fermo. Certo. No, no, anzi addirittura lui prova a toglierla perché lui sta con una gamba alzata e poi prova, si toglie, prova tipo, a mettersi all'indietro lui tipo spaventapasseri che si gira su un piede praticamente perché l'altra sta ferma alzata e poi si gira su un piede per toglierla. Dai, su, questa è io la vedo è contro le leggi proprio della fisica oltre che infatti guarda No ma diciamo una cosa importante Agu che poi io credo che poi non vorrei cioè, scadere nella giusto retorica perché sennò potrei sembrare un pazzo per l'80% della chat non c'è rigore